Eccoci qua per un altro video insieme. Facciamo un video tag, visto che a me piacciono così tanto questi video tag. E questo video l'ho visto da Nadia Tempest, che saluto e mando un bacio, e poi l'ho visto da Eleonora Manni, che anche a lei mando un bacio. E io però ho preso le domande da quello di Nadia, appunto, e Pasquale, perché le domande erano diverse e ho ritenuto che per noi due erano più giuste quelle di Nadia e Pasquale. Quindi cominciamo con la prima domanda. La tua prima parola? Sicuramente sarà stata mamma o mamma, proprio di questo genere. Io... Oh, guarda! Un moscerino, c'avevo nei capelli! Ho chiamato adesso mia mamma perché non lo sapevo, però appunto è stata anche io mamma, quindi mamma, poi dopo ho detto. La tua prima bevanda alcolica? La birra, la raffa. Io invece è stato il lambrusco. Mio nonno mangiava praticamente a merenda i biscotti con lambrusco e mi faceva assaggiare poi un goccino diluito oppure il biscottino. Il tuo primo lavoro? Parcheggiatore abusivo. Dove? Che sono sempre un delinquente. No, lavoravo con un amico che aveva un lotto di parcheggi vicino alla spiaggia e gli davo una mano, avevo 17 anni. Io invece l'operaia e stiravo le calze, perché dalle mie parti ci sono appunto le fabbriche della Golden Lady, Onsa e balle varie, e da noi i primi lavori che si fanno sono questi. La tua prima insegnante alle elementari? Nicoletta. Cognome non te lo ricordi? No, non me lo ricordo. La mia invece me la ricorderò per sempre, perché quando firmava avevo un nome lungo così. Artemisia Botturi in Bonini. Era uno scricciolo, era piccolissimo. Però l'unica cosa grande era io. Il nome? Sì. Il tuo migliore amico? Il tuo primo migliore amico? Se non mi sbaglio, Rodolfo. Come fai? Rodolfo Gianluca. Come fai a sbagliarti sul migliore amico? Rodolfo. Giocavamo insieme, sempre. Invece la mia migliore amica è sempre stata dall'asilo fino a più o meno 18 anni, Priscilla. E va, Priscilla. Saluti a Priscilla. Ciao Priscilla. Che oltretutto adesso fa la maestra, Priscilla. La prima cosa che hai fatto stamattina? La doccia. Sono svegliato e sono andato a fare la doccia. E poi basta. Mi sono preparato, sono andato al lavoro. E io invece cos'è che ho fatto? Ti sei svegliata e mi hai sorriso. E ti ho salutato. Ciao. Sì, perché mi ha svegliato lui alle 6.45. Buon lavoro. Ciao. No, quello te l'ho detto dopo, buon lavoro, quando sei andato via. Ciao. Ma quando mi sono svegliata ti ho sorriso e ti ho detto ciao. Perché ridi? Perché c'è qualcuno che sta provando... Non si vede. Ma è nascosto. Il tuo primo concerto? Vieni qua, vieni, dai. Vinicio Capossela. Il mio invece non ricordo se... Eccoci anche la bambina. Se sono stati i Timoria o se sono stati i Subsonica. Non mi ricordo, comunque uno dei due. Il tuo... prima ossa. No, le prime ossa rotte. Se ti sei mai rotto un osso? Cicatrici, botte, ma ginocchia sbucciate, ma... Io anche, ho fatto di tutto, ma veramente di tutto. Però fortunatamente per il momento ossa rotte. Non ne ho. Vuoi? Il tuo primo piercing? Qua all'orecchio. E poi qua, ne ho fatto uno e poi uno. È qua. Ma non erano tutti insieme. Basta.
Il mio primo piercing, non lo so se vale questo qua al naso, avevo 14 anni, se no in serie, poi, ma tutti insieme ho fatto ombelico, lingua e labret, proprio in un mese li ho fatti tutti e tre. Ah già. Già. Il primo paese straniero visitato. No, straniero! Sono stato a St. Moritz. La prima che ho visto è in Svizzera, St. Moritz. Cioè St. Moritz è in Svizzera. St. Moritz. Andiamo a vedere. Sei sicuro che in Svizzera? Comunque sono stato a St. Moritz, non stai sicuro. Io, se non ricordo male, perché veramente non mi ricordo, perché sono passati tanti anni, penso a Amsterdam con gli amici. Se non ricordo male. Il primo film che ti ricordi di aver visto? Guerre Stellari. O Rocky. Al cinema. A casa non mi ricordo. Però quello mi è rimasto più impresso di tutti perché mio papà ce l'aveva portati al cinema a vedere. Io me ne ricordo tanti. Sempre se è quello. Non mi ricordo più Guerre Stellari. Mi rinformerò. Io tanti, boh, tra cui appunto Flash Dance, Dirty Dancing, Sing. Dirty Dancing. Non è un sing. Dancing ho detto. Dancing ho detto, Dirty Dancing. Ho detto Dancing. Poi quando rivedrai il video capirai che ho detto Dancing. E vabbè, se ho detto Dancing, scusami. Andiamo avanti. Però no, io mi ricordo un film che ha colpito la mia adolescenza e sono due, Punta Quinte e Il colore viola. Come quando Punta Quinte? No. Oh, a me i film sull'esportazione della schiavitù delle persone di colore mi hanno sempre colpito tanto e mi hanno sempre fatto innervosire fin da piccola, quindi... Boh, sono film che mi sono rimasti. Il primo animale domestico. Un gatto. Come si chiamava? Giampi. Io anch'io un gatto che si chiamava Zizi. Sì, un gatto o un cane, non mi ricordo. O Zizi o Omero comunque. Sicuro era Zizi. 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 Il gatto? Si chiamava Zizi. Allora diamo un valido Zizi. La tua prima paura? Diventare cieco. Giuro. Giuro. Diventare cieco. Questo spiega il perché dell'altra notte? Certo. Perché l'altra notte, dovete sapere che lui si è svegliato. Non è che non so se si è svegliato o se stava dormendo. Comunque io stavo guardando le cose sul tablet. E il tablet fa luce. A un certo momento ho spento il tablet, ma proprio mentre l'ho spento l'ho messo accanto al letto, è diventato tutto buio. Lui si è alzato e ha cominciato: amore, amore, non ci vedo più, non ci vedo più. Io mi sono girata, l'ho guardato, gli ho detto: per forza ho spento il tablet. E poi dopo 2 secondi lui è tornato a dormire, quindi boh. No, la mia prima paura penso invece che è stato proprio il buio. Ah, vedi, una cosa in comune. No, ma perché sai, io abito mia mamma, lì c'erano i cani randagi, cioè randagi comunque. Io quando andavo in giro in bicicletta, la mattina, presto comunque, che c'era buio, c'erano i cani nei campi che mi rincorrevano e quindi avevo il terrore del buio. Ottimo odore di Zizi. Il tuo primo cellulare. Il Motorola 8007. La cabina telefonica. No, il Motorola Maxi. Con le pile, con le stilo. Ah, ma sai che non me lo ricordo il Motorola Maxi? Poi te lo cerco, dai. La tua prima ragazza? La prima ragazza... Penso... Angela. Angela, sì. La prima ragazza. Come che cozzalone? Sì. Cosa vuoi da me? Da me. È il mio Alberto. Salutiamo Angela e Alberto. Sì, no.
Alberto, so che la sua fidanzata si chiama in un'altra maniera, quindi... Vabbè. Non se pa possibile? Je ne sais pas. In generale, aiutaci tu col francese. Je ne sais pas possible. E basta, il tag è finito, noi vi salutiamo. È la prima volta che non si scorda mai. Di cosa? Di tutto. Si chiama la prima volta. L'ho detto che si chiamava la prima volta. Ma cosa sto dicendo io? Non so se l'ho detto, boh, comunque il tag si chiamava la nostra prima volta. Che non si scorda mai. Vabbè. Vi salutiamo, come al solito, se aprite la finestra. Arrivano i baci suoi, i miei saluti. Ecco. E vi rimando al prossimo video. Stile Elisabetta. Ciao! Ciao!